Sì, la Nino Negri è un'azienda che è nata nel 1897 e come sempre ha cercato di dare un prodotto di qualità e di mantenere una certa presenza sul territorio di alta immagine. Oggi rappresenta una fetta molto importante del territorio. E la cosa più importante secondo me che ha fatto nell'ultimo periodo è stata quella di costituire nel 1988 una cooperativa che si chiama Vivas, che è un'associazione di tutti i piccoli viticoltori per poter arrivare a creare un forte confronto con loro, un forte dialogo, perché un'azienda ha bisogno di un contatto diretto. In passato c'era questo contatto quasi, diciamo, esterno, cioè a fine settembre, primo ottobre si andavano a trattare i prezzi, se c'era bisogno, non c'era bisogno, quindi si creava anche un certo problema a chi doveva vendere l'uva. Noi invece in questo modo abbiamo detto vogliamo garantirvi il ritiro delle uve, quindi uno vive tranquillo, lavora bene tutta la sua annata, sa dove deve portare l'uva, però vogliamo al medesimo tempo che ci portate un'uva di qualità e quindi abbiamo due agronomi che sono a disposizione loro per qualsiasi contatto, per qualsiasi problema inerente proprio alla coltivazione, alla vigna, perché capiamo che il viticoltore oggi non è una persona esperta perché lavorando più che altro part-time ha bisogno di questo suggerimento. Noi siamo pronti, disponibili e devo dire che questo ha dato un grande aiuto in questi anni. Oggi sono 250 che operano per questa cooperativa, tutti gli anni vengono fatte delle assemblee dove vengono decise e proposti i problemi poi per il futuro. Ha dato dei grandissimi risultati e ha aiutato a far capire che assieme sicuramente si può arrivare a dei risultati. Lo scopo principale dell'azienda è fare un prodotto di qualità, ma al medesimo tempo aiutare un territorio. Siamo arrivati ad un grande traguardo che ho, in questo momento penso che siano 15 anni, che sono questi 700 ettari che vengono coltivati tra DOC e DOCG, dove stiamo portando avanti un discorso molto importante verso il coltivatore, viticoltore, cioè di fargli capire che lavorando manualmente, facendo anche fatica, non vale la pena produrre grandi quantità, noi vale la pena di produrre quantità anche perché io dico sempre guardate che dovete portarla col gerro, la prenta, quindi fate anche meno fatica e alla fine guadagnate anche di più perché la gradazione è importante. E diciamo che in tutto questo periodo abbiamo avuto anche un vantaggio di un leggero cambiamento climatico, non enorme, ma un bel cambiamento climatico, cioè quel grado e mezzo in più che ha permesso veramente di avere una perfetta maturazione delle uve. Addirittura abbiamo quasi anticipato di qualche giorno il giorno di inizio vendemmia. Quindi questo è stata per noi una cosa straordinaria e oggi, come vedete, in tutte le aziende non esiste solo l'enologo, ma è entrato anche l'agronomo. Questo sta a significare che oggi bisogna assolutamente operare bene in vigna. Se la vigna ti porta una grande uva, puoi fare veramente un grande vino senza dover intervenire, anzi io lo chiamerei quasi un prodotto, non dico biologico, biodinamico, ma di grande sostenibilità economica, quindi di grande attenzione al territorio, grande attenzione all'ambiente. Quindi io l'ho chiamato un po' rinascimento enologico, che non è successo solo in Valtellina, potete capire che è successo anche in tutta Italia, questo rinascimento enologico, questa corsa verso la qualità. Qual è la differenza? Che in passato si produceva un vino che veniva quasi, non dico costruito, ma quasi preparato in cantina, quindi aveva un grande valore l'enologo, studiare masse, tali, correzioni per arrivare ad avere un vino poi da mettere in bottiglia. Cosa abbiamo fatto? Con l'aiuto di tutte le aziende, perché tutti hanno partecipato in Valtellina, con l'aiuto delle nostre istituzioni a Regione Lombardia, abbiamo detto la Valtellina ha diritto a qualcosa di più, perché può fare veramente un prodotto di alta qualità. E allora dalla DOC del 68 siamo passati alla DOCG nel 98. Cosa ha portato la DOCG? Ha portato due grandissimi cambiamenti. Innanzitutto riduzione delle rese in vigna, quindi produrre meno per avere qualità. E dall'altra parte un controllo
su tutto quello che è la vendita, perché tutte le fassette, su tutte le bottiglie che vengono bottigliate di OCG e oggi anche la DOC, va messa la fassetta di Stato e quindi finalmente avevamo un controllo vero non solo della produzione ma anche sul mercato. Al medesimo tempo, tanti di queste vigne che producevano uva Nebbiolo che non dava le caratteristiche per un vino di grande qualità, un vino di struttura, un vino da poter competere con gli altri prodotti italiani di qualità, le zone di pianura meno buona sono state sostituite dalla mela. Quindi 50 anni fa si produceva pochissima mela, oggi si producono. Quindi quel territorio non è stato abbandonato, è stato sostituito dalla mela. Quindi da 2000 e oltre ettari che c'erano di viticoltura valtellinese sono diventati 700, che oggi sono quelli che danno veramente origine a grandi uve e a una grande qualità. E per noi è molto importante questo discorso. Uno dei vini più importanti che fa parte di questo territorio da anni e anni è lo sforzato, o sforzato, come viene chiamato in Valtelline, che vuol dire proprio cercare di estrarre il massimo dall'uva valtellinese, forzare, concentrare. Questo è un grandissimo vino che è sempre stato prodotto nel passato e aveva un ruolo importante anche nella famiglia patronale, perché allora non esistevano medicinali e quant'altro, quindi veniva usato un po' anche come ricostituente oltre che come vino. Questo prodotto poi era stato un po' abbandonato, dimenticato. Negli anni 60 è iniziata una piccola rivalutazione, si è iniziato l'imbottigliamento e la vendita, però era considerato quasi più un vino da feste particolari, feste di Natale, feste di Pasqua, quindi non era un vino che veniva usato normalmente come abbinamento ai pasti. Dopo quella crisi profonda che c'è stata in Valtellina, assieme al Consorzio Vini e alla Camera di Commercio, e alla Banca Popolare di Sondrio e alla provincia è stato istituito un progetto, un grande progetto che si è chiamato Progetto Sforzato, perché si voleva proprio cercare di dare una nuova immagine alla Valtellina. Questo prodotto doveva servire poi come penetrazione dei mercati e riuscire ad avere un prodotto che potesse stare alla pari non solo dei prodotti più importanti nazionali, ma anche internazionali. Questo è un prodotto che nasce sull'intero territorio valtellinese, su tutti i 700 ettari c'è la possibilità di selezionare delle uve che vengono raccolte in cassette, poi queste cassette vengono portate nei fruttai. È un'uva che viene raccolta prima della vendemmia vera e propria, perché c'è bisogno di un'uva al giusto grado di maturazione, ma non deve essere sovramaturazione. Ci vuole proprio è molto importante questa, la conoscenza di capire quando è giusto raccogliere. Non tutta l'uva viene raccolta su una superficie, ma è importante andare a raccoglierla sull'intero territorio. Un vigneto può dare anche solo un 10% dell'uva, un altro vigneto può dare il 30%, dipende molto dall'annata e dal tipo di uva che è sulla vigna, perché è molto importante che siano dei grappoli non molto grandi e spargoli, aperti, di modo di permettere una perfetta asciugatura dell'uva. Quest'uva poi in cassetta viene posta nei fruttai, in genere sono delle case molto grandi con le finestre aperte, dove si lascia l'uva a riposare e questo vento freddo che arriva dal lago di Como la breva lentamente, è molto importante ecco, questo processo lento, si parla sempre del tempo con Nebbiolo, è una delle cose indispensabili, che sia una lenta asciugatura. In modo che c'è un calo in peso che va dal 30 al 40%, e si arriva a gennaio, il mese più freddo dell'anno in Valtellina, a vinificare queste uve. Così si ha una buona concentrazione non solo dello zucchero, ma anche degli aromi e di tutte le altre sostanze. La pigiatura è tradizionale e poi affinamento in botte grandi. Questo dà un vino che secondo me è la massima espressione del vitigno Nebbiolo in Valtellina, è quello che veramente può far capire la base da dove arriva questo vitigno e dà l'idea di questo grande territorio, un territorio che oltre a dare la base di una grande uva, dà anche la possibilità di avere questo periodo freddo ventilato, quindi non si sviluppano muffe, non si sviluppano altre sostanze. E di dare questo appassimento lento dell'uva è una delle cose più tradizionali, più caratteristiche di questo territorio per avere questo vino molto concentrato, molto sostanzioso. Io dico
che ha un grande corpo, grande struttura, però al medesimo tempo ha sempre quella grande eleganza che ha il vino della Valtellina che nasce su un territorio povero, ricco solo di sassi e non di terra. Sono stati fatti veramente dei passi da gigante e siamo arrivati veramente a dei risultati straordinari. Se devo fare una piccola osservazione, come consorzio avevamo costituito anni fa Provinia, che vuol dire vita alla vite di Valtellina, perché volevamo con questa onlus arrivare a salvaguardare i vigneti, almeno la parte storica, Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella e una piccola parte del Valtellina Superiore, cioè questa zona centrale con questi vigneti che sono spettacolari, che vengono riconosciuti da tutti, tutti parlano di patrimonio viticolo, un grande paesaggio stupendo e quant'altro, però se si fa un giro si vedono i muretti che stanno crollando e quindi il crollo di questi muretti non può essere lasciato solo e esclusivamente a carico di chi lavora la vigna, perché vuol dire quasi un fallimento. Anni fa c'era la fame, la miseria, quindi bene o male riuscivano a costruire muretti. Oggi abbiamo bisogno di un grande appoggio delle istituzioni. Deve arrivare qualcosa da livello CE che riconoscano al produttore un ruolo di guardiano del territorio, quindi tenendo in piedi questi muretti salvaguarda anche il territorio sotto, dove sono state costruite delle case. Ricostruendo, mettendo a posto questi muretti, si crea un ambiente più bello. E quando un turista, oggi si sta parlando molto di turismo, si vuole coinvolgere la gente non solo nel discorso delle sci invernali, anche perché hanno visto che ormai sta perdendo veramente il suo ruolo principale, si vuole muovere la persona in estate, in primavera, e qual è la cosa più bella se non l'enogastronomia e portare questa gente a vedere i vigneti. Però se vengono e vedono un territorio bello, diventa interessante anche il vino, diventa più buono il vino e il consumatore è disposto a pagare qualcosa in più. Ma se vado e vedo un territorio che è in mezzo stato d'abbandono, non si può oggi dire che è bio, perché anche il bio deve essere coltivato bene. E quindi abbiamo bisogno di questo grande, grande intervento. Io chiedo che le istituzioni, non solo provincia, regione, camera di commercio, ma anche le banche, abbiano un pochettino più di attenzione a questo riguardo per poter veramente creare una zona storica di grande levatura, perché non possiamo far pagare a un consumatore il mantenimento di un territorio. Il consumatore paga la qualità di un vino e noi quella la garantiamo, ce la paghiamo e riusciamo a farla fare al viticoltore. Però un discorso è la coltivazione della vigna per arrivare a una bottiglia di vino e un altro discorso è il mantenimento di un territorio. Qui occorre assolutamente l'intervento di tutte le persone e di tutto il comprensorio, perché il patrimonio viticolo paesaggistico è di tutti, non solo del viticoltore.